Movimento 5 Stelle attacca la sindaca di Martellago. Non starebbe investendo nella sicurezza. Nel corso della fiaccolata organizzata domenica sera a Martellago sono state snocciolate le cifre di quello che è percepito come il disinteresse della giunta di centrosinistra verso la microcriminalità. 160.000 euro spesi per l'Unione dei Comuni, un progetto che mira a creare sinergie tra il personale, soprattutto quello dei vigili urbani, con il risultato che ora i vigili, denunciano i 5 Stelle, hanno perso il loro riferimento principale e non si muovono con organizzazione. E l'elenco continua, 25.000 euro spesi per acquistare 5 autovelox, ma nessun centesimo per le telecamere. Io sono una che ha subito tutto il negozio ancora un anno e mezzo fa, a Olmo, e sono arrabbiatissima perché da allora non si è fatto niente, si è sempre solo parlato e niente, è il caso di muoverci, di farci sentire. No, ci sono i soldi per l'autovelox, ma non ci sono per o l'illuminazione via Frassinelli, che avevamo chiesto, e ovviamente dal sindaco c'è stata respinta come richiesta, almeno inizialmente, e niente, dobbiamo sempre aspettare. E i furti sono in crescita, nonostante i residenti si siano impegnati con le loro sole forze nel progetto controllo del territorio. Un passaparola tra le famiglie nel caso vengano avvistate persone sospette nel quartiere. Purtroppo, soprattutto noi che anche abbiamo bambini piccoli, avremo la necessità di avere una sicurezza in più, soprattutto per il futuro, ma anche soprattutto per noi presenti. E speriamo, io sono speranzosa che appunto venga messo in atto una partecipazione più attiva anche da parte delle istituzioni. Al centro delle preoccupazioni il decreto svuota carceri, che prevede la depenalizzazione di 120 reati, tra cui il furto e la violazione di domicilio, se commessi in modo tenue, in discussione in queste settimane al Senato. Stiamo aspettando dal 14 di dicembre che Alfano venga a riferire in Commissione Affari Costituzionali per parlare di questo taglio che vorrebbe fare. La fonte interna alle polizie e ai carabinieri sembra che sia stato tutto accantonato, perché volevano togliere persino la polizia postale, quindi le intercettazioni, diciamo, il terrorismo. Che dopo la svuota carceri, un po' il continuo di questo depenalizzare i reati, i piccoli reati. Beh, è un esempio davanti agli occhi di tutti. I irlandesi sono venuti qua in Italia, hanno fatto quello che volevano perché, semplicemente perché c'è impunità e quindi viene percepita l'Italia come terra di conquista,